Ciao, sono Daphne della Primera e sono qui insieme ad alcune mie compagne per affacciarmi mezzo. Mi è costretta a rinunciare rispetto al passato. Alla macchina nuova, quindi magari continuo a camminare con una macchina che bene o male mi porta solo a lavorare, non posso fare altro, a un viaggio che mi piacerebbe farlo, a un mese di ferie, spendo un mese, una settimana e quindi... E per lei quali sono le cause di questa crisi? Le cause di questa crisi? Noi passiamo, secondo me, un fattore politico. Ci andiamo, secondo me, dico. Potrebbero essere tante le cause. Gli stipendi che sono bloccati, gli straordinari che non sono più pagati. E come anche la professoressa ci sono molte di queste cose che influiscono poi nell'economia mondiale o ritiene che i politici d'oggi siano adeguati per affrontare questa crisi, per affrontare? Non saranno mai adeguati. E perché, secondo lei? Forse di partito, perché io non sono nessun partito, quanto meno per fare il tanto in qualche modo. Perché il politico è sempre, sono tutti uguali, nel senso quando sentono un confronto fanno le leggi per i loro interessi, per le loro comodità e abbiamo un presidente che sappiamo tutti. Grazie. Grazie, arrivederci. Ma figurati, è stata purtroppo sì, è una cosa che tocca a tutti, ma appunto decidiamo voi, si vuole sicuramente. Ritiene che il suo potere d'acquisto sia... È quella, la maggiore problematica in realtà è quella, cioè la crisi economica in realtà tocca a tutti, perché anche se gli stipendi sono stati adeguati a nuove, diciamo, relazioni economiche, in realtà non sono paritari a quello che si va... È proprio quello il problema principale, credo, che sia proprio il fulcro del problema. Ritiene che i politici d'oggi siano adeguati ad affrontare tale crisi? Non vorrei nemmeno risponderti. Ritengo che i politici di oggi non sappiano fare nulla di quello che si propone, cioè assolutamente nulla. Quali meglio consumi necessari rispetto al passato? Si pensa che siano quelli più futili, anche se poi oggi in realtà quelli più futili magari sono quelli più divertenti in realtà. Poi uno rinuncia a quelli più futili e perde magari di vita, di divertimento, e pensa solo a quello che è utile, giustamente, anche se giustamente. Direi proprio di sì. Perché? Dunque, diciamo che da un punto di vista economico è un diciamo che se prima andavo al cinema due volte alla settimana, adesso ci vanno una ogni 15 giorni, e se prima magari uscivamo tutti insieme a mangiare la pizza, adesso ci pensiamo prima di uscire, e quindi tutta una serie di cose che prima magari potevano essere anche così uno svago per la famiglia, ora sono diventate un problema. Secondo lei quali sono le cause di questa crisi? Le cause di questa crisi sono... entriamo in un ambito politico. Io ritengo che siano delle politiche sbagliate fatte dal nostro governo, non so, alla sua idea. Cioè, non ritieni che i politici di oggi siano in grado di sostenere questa crisi? No, proprio per niente, se no, cioè, a parte la globalizzazione, la crisi internazionale, eccetera, però insomma. Quali potrebbero essere le soluzioni per migliorare questa crisi? Intanto bisognerebbe diminuire i costi della politica, cioè non so, su che invece di 600 deputati, 300, diminuire tutti quelli che sono gli sprechi che ci sono nell'amministrazione pubblica, pagare gli stipendi agli operai, agli insegnanti giusti, e dopodiché mettere in moto un meccanismo virtuoso per quello che riguarda i giovani, nel senso che i giovani non hanno la possibilità di lavorare. Quindi anche questo fatto della flessibilità è importante, e quindi bisognerebbe dare proprio anche ai ragazzi la possibilità di fare esperienze lavorative in tanti anni. Ok, grazie.